Il piano d'azione nazionale, così come ho avuto modo di spiegare durante l'intervento, è ormai un documento che è datato perché è stato prodotto e elaborato dal Consiglio Tecnico Scientifico nel aprile del 2019, poi c'è stata la consultazione pubblica da luglio a ottobre 2019 e quindi poi è iniziata la fase di revisione delle 22.000 osservazioni circa che sono pervenute, sempre da parte del Consiglio Tecnico Scientifico. Purtroppo dopo un lungo lavoro e faticoso lavoro di confronto tra le amministrazioni che legittimamente curano interessi istituzionalmente diversi. Nel febbraio del 2021 il Consiglio Tecnico Scientifico, dopo una decina di riunioni molto faticose, ha dovuto prendere atto della impossibilità di completare il lavoro, soprattutto su un tema molto importante che riguarda il trattamento fitosanitario al confine con aree frequentate dalla popolazione, in merito al quale noi abbiamo già individuato delle aree di rispetto che sono riportate nella bozza di piano posto in consultazione e che comunque non ci ha trovato più d'accordo nella definizione completa e comunque tenendo conto anche delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione. Dopo quella riunione abbiamo informato le amministrazioni centrali che appunto volevamo essere guidati su una soluzione possibile all'interno del Consiglio e quindi le amministrazioni stanno discutendo per cercare di indirizzare il Consiglio verso una soluzione che poi possa mettere d'accordo tutti e che non costringa ancora il Consiglio a discutere su un qualcosa che comunque vede divise le diverse posizioni. Fermo restando però che tutte le misure vengono tranquillamente applicate così come prevede il PAN tuttora in vigore che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio del 2014. Va anche detto che in questo momento è in previsione la pubblicazione di una bozza di regolamento che in ogni caso determinerà una revisione sicura di tutti i piani d'azione e quindi il nostro piano d'azione rischierebbe di avere una durata abbastanza breve e tuttavia noi riteniamo come Ministero che il percorso vada completato e poi dopo faremo quello che ci dice il regolamento. Gli indicatori armonizzati di rischio sono una novità del 2019, la Commissione Europea ha emanato una direttiva con la quale definiva due indicatori di rischio, era previsto dalla stessa direttiva 128 che da lì a breve la Commissione avrebbe pubblicato un nuovo allegato con gli indicatori di rischio. La Commissione ha impiegato qualche anno per pubblicare questi indicatori e tuttavia nel 2019 abbiamo cominciato a lavorare anche su questi due indicatori di rischio che poi entro il 30 agosto di ogni anno vengono inviati a Bruxelles, quindi aggiornati, inviati a Bruxelles e pubblicati, sono pubblici sul sito della Commissione Europea. Hanno una caratteristica, quella di prevedere non tanto il rischio ma il pericolo determinato dall'uso dei prodotti fitosanitari. Tant'è vero che nel caso dell'indicatore 1, l'HR1, le sostanze vengono classificate in quattro gruppi, a ciascuno dei quali viene attribuito una classe di rischio, diciamo. Per ognuno dei gruppi il quantitativo venduto viene moltiplicato per coefficienti diversi a seconda della pericolosità, per cui il primo gruppo ha un coefficiente moltiplicativo 1, il secondo gruppo, che è quello più numeroso dal punto di vista del numero delle sostanze attive in esso contenute, ha un coefficiente 8, poi c'è un gruppo specifico di una settantina di sostanze attive candidate alla sostituzione per le quali viene applicato un coefficiente 16 e l'ultimo gruppo riguarda tutte le sostanze non autorizzate ai sensi del 1107 ma autorizzate in deroga secondo quello che prevede l'articolo 53 dello stesso 1107 e per queste sostanze viene applicato un coefficiente 64, quindi diciamo che è molto penalizzante per
coloro i quali, per quei paesi, che fanno ricorso massiccio a questo istituto, appunto quello dell'articolo 53. La tendenza da parte del legislatore è quella di costringere o comunque indurre gli stati membri ad essere più virtuosi nell'uso dei prodotti fitosanitari, perché è chiaro che se si aumenta il quantitativo di prodotti che hanno un coefficiente moltiplicativo più basso, vuol dire che l'indicatore, il peso complessivo diminuisce e si ha anche la certezza che si usano di meno i prodotti più pericolosi. Di sicuro il peso del gruppo 4 sembrerebbe eccessivo rispetto a tutti gli altri, per cui anche sulla base di una serie di critiche che stanno piovendo addosso alla Commissione per quanto concerne l'impostazione di questi indicatori, è possibile, è presumibile che in futuro si pensi anche ad una modifica, no? Per adeguare maggiormente questi indicatori anche agli obiettivi della Farm to Fork. Noi non siamo contrari agli obiettivi della Farm to Fork, siamo però scettici e perplessi sui tempi che sono stati indicati dalla Commissione e soprattutto sulla mancanza di mezzi alternativi. Ci sono una serie di possibilità, a partire dall'agricoltura di precisione, che potrebbe determinare un uso più attento, rigoroso, razionale e corretto dei prodotti fitosanitari, così come delle tecniche di evoluzione assistita come si usa dire, l'ETEA. Certamente queste sono delle cose che devono andare di pari passo con l'imposizione o comunque con l'individuazione di obiettivi che, per essere ambiziosi, per poter essere ambiziosi, devono avere però come garanzia la possibilità che la produzione possa essere ancora mantenuta, che non si penalizzi l'agricoltura e soprattutto non si penalizzi anche il consumatore, perché poi producendo di meno è chiaro che la conseguenza è un aumento dei prezzi.